Time Vision, agenzia per il lavoro e agenzia formativa accreditate in regione e al ministero, ovviamente non può mancare all'appuntamento consueto con l'università, con il Job in Campus. Job in Campus già ci ha dato molte soddisfazioni, specialmente l'anno scorso, che è stato un anno particolare perché era stato anticipato da un evento ancora più importante, ovvero la scrittura tra molti membri in tavola rotonda, dinanzi al rettore, della convenzione Tirocini. È un evento simbolico che però ha preannunciato quanto il Job in Campus avesse raggiunto come manifestazione una tale maturità. La convenzione Tirocini con gli attori del territorio consente proprio di creare questo matching tra domanda e offerta, ed è questo che sinteticamente fa Time Vision da ben 15 anni sul territorio. Beh, allora posso parlare in qualità di responsabile delle public relations di Time Vision, ma anche in qualità di ex studente di questo campus. Io ho fatto l'università qui in tempi molto diversi, mi sono laureata nel 2003, ho fatto un master di marketing management proprio qui, e il campus è cresciuto, ma non solo dal punto di vista strutturale, ma proprio relazionale, e devo dire che l'eccellenza formativa nelle università che è riconosciuta ormai a livello internazionale al campus è data proprio dalla sua capacità di avere le antenne ben puntate sul territorio e un dialogo aperto con le imprese, di appunto sinergicamente mixando quelle che sono le voci di persone, istituzioni, imprenditori, tutte le forze in campo per elevare la nostra produttività a livello mondiale. Noi abbiamo puntato molto su un recruiting basato sulla necessità di individuare le principali soft skill nei candidati. In un momento come questo, dove i ritmi sono veramente frenetici, la cosa che ci colpisce di più in un candidato è la capacità di comprendere quanto sia centrale il concetto di obsolescenza dei contenuti. Quello che imparano oggi non sarà quello che potranno applicare domani, quindi la cosa principale che devono imparare all'università è la capacità di mappare il territorio, di individuare le direttrici sulle quali muoversi e comunque orientarsi a un cambiamento continuo e a una formazione, un aggiornamento personal professionale continuo. Beh, sono poche ore che siamo qua, ma ci sembra già sia passata un'intera giornata per la quantità di persone che anche quest'anno la manifestazione, grazie alla splendida organizzazione di tutti gli attori in campo, in particolare un saluto e un ringraziamento a Francesco Colace e a Carla Trotta, che sono l'anima di quest'area che si respira così appassionata. Beh, dopo poche ore noi abbiamo già reclutato nel nostro database come agenzia formativa per il lavoro ben 100 candidature, tutte colloquiate, delle quali ovviamente poi andremo a fare uno screening per andare a proporre a loro le opportunità formative per il lavoro. Diciamo che l'esigenza lavorativa oggi è sicuramente sulle materie scientifiche, tecniche, ingegneria, informatici, ingegneri informatici sono quelli più richiesti, ma in particolare noi stiamo facendo anche un riorientamento di quella che è un po' le cosiddette profili in uscita delle facoltà deboli, cioè lettere, beni culturali, perché siamo convinti che la centralità dell'uomo in un momento in cui la tecnologia sta così avanzando e sovrastando sia sicuramente da premiare.